Il piano impresa 4.0 e le strategie per la trasformazione digitale. Questo è il titolo del convegno che si è svolto nella Sala Rossa del Foro Boario organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito della Settimana della Cultura Digitale. 12 eventi che hanno coinvolto studenti, consulenti e imprenditori in una full immersion sulle opportunità offerte dal digitale per crescere. Il 60% delle imprese si colloca nelle prime fasi del processo di digitalizzazione e di adozione delle tecnologie della New Digital Wave, mentre il 30% ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione e solo il 10% può essere realmente considerato consapevole delle opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale. Le imprese abruzzesi si collocano in quel difficile 60% ed è per questo motivo che l'ente cerca di affiancarle tramite il proprio PID, il punto di impresa digitale. Ascoltiamo il vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Carmine Salce. Sì, noi continuiamo con il nostro impegno sul digitale e questa settimana europea della cultura digitale è un evento al quale noi abbiamo aderito di buon grado. Fa seguito a tutta una serie di iniziative che la Camera di Commercio Chieti Pescara, prima le due Camere di Commercio separate, adesso la Camera di Commercio Chieti Pescara stanno portando avanti sul digitale, anche perché noi abbiamo il nostro contributo annuale, quello che versano le imprese, in parte lo abbiamo dedicato con un progetto specifico alla diffusione della cultura digitale. Ci rendiamo conto che questo è il tema che le imprese hanno davanti e che devono essere aiutate e guidate affinché si recuperino i gap che in Europa, soprattutto in Italia e anche nella nostra parte dell'Italia, sono alti rispetto al resto dell'Europa. Quindi noi cerchiamo con queste iniziative, questa settimana è una settimana molto ricca di eventi, cerchiamo di coinvolgere le piccole e le piccolissime imprese in particolare, perché le grandi imprese ce la fanno da sole. E non solo, cerchiamo di coinvolgere anche i consulenti delle imprese, i dipendenti delle imprese e anche gli studenti, perché gli studenti in qualche maniera si prepareranno al loro futuro all'interno delle imprese e se avranno la giusta cultura digitale probabilmente avranno più facilità poi di trovare lavoro. D'altronde la Camera di Commercio Chieti Pescara punta su due pilastri particolari, appunto il digitale e il turismo. Sì, appunto il 20% di diritto annuale che il Ministero ci ha voluto concedere per una possibilità di spenderlo, noi lo abbiamo dedicato e lo dedicheremo in parte allo sviluppo di questa cultura digitale e nella parte più significativa naturalmente all'altro asset che per noi rappresenta una buona possibilità di sviluppo che è il turismo. Particolarità, avete voluto coinvolgere gli studenti che saranno, anche perché no, i futuri imprenditori del domani, che forse sono i più preparati nell'ambito del web e del digitale. Sì, sicuramente questo è l'obiettivo. Sul fatto che siano più preparati, ecco, noi vorremmo in qualche maniera provare ad interloquire anche con loro affinché il giusto grado di preparazione venga poi testato e venga in qualche maniera anche sollecitato, perché oggi i nativi digitali, come li consideriamo ormai nella dizione più comune, hanno probabilmente una poca consapevolezza dello sviluppo di queste tecnologie all'interno del mondo dell'impresa, all'interno del mondo della nostra economia. E quindi noi dobbiamo cercare di inculcare anche quelle che sono per loro situazioni naturali, noi dobbiamo guidarli affinché abbiano la giusta consapevolezza dell'utilizzo che si può fare di questa loro cultura digitale e soprattutto della implementazione di questa cultura digitale e che cosa potrebbe rappresentare per loro. Avete avuto alcuni appuntamenti, alcuni eventi proprio nelle scuole di Chieti e di Pescara e c'è anche, vedo, una collaborazione con l'università. Sì, noi abbiamo sviluppato un partenariato molto ampio, abbiamo coinvolto le scuole e l'università, abbiamo
coinvolto il mondo delle associazioni di rappresentanza del mondo delle imprese e tutti insieme cerchiamo di fare quello che è il nostro dovere, cioè quello di accompagnare pezzi importanti dell'economia ad una maggiore efficienza e ad un efficientamento dei loro processi produttivi. Tosca Kersic, che è dirigente area promozione Camera di Commercio Chieti Pescara. L'incontro di oggi in particolare permette di presentare il network regionale Abruzzo 4.0 che nasce per accompagnare e supportare le imprese nella preziosa trasformazione digitale 4.0. Non si può prescindere a tutt'oggi dalla digitalizzazione. Assolutamente sì, ed è questo il motivo per cui come PID, appunto impresa digitale della Camera di Commercio Chieti Pescara, abbiamo fortemente voluto la realizzazione di questa settimana della cultura digitale, in linea appunto con la settimana europea della cultura digitale. L'obiettivo è quello del PID, poi che è quello di diffondere la cultura e la pratica del digitale e far maturare alle micro, piccole e medie imprese la consapevolezza delle opportunità che derivano dall'adeguamento dei processi produttivi alle tecnologie di Industria 4.0 e contestualmente far capire i rischi che derivano dal mancato adeguamento alle nuove tecnologie. Ecco, lei in particolare presenterà il bando voucher digitali, servizi PID, finanziamenti previsti dal piano Impresa 4.0, finanziamenti quanto mai preziosi soprattutto per le piccole e medie imprese. Sì, il PID, appunto impresa digitale, fa parte assieme ai Digital Innovation Hub e ai Competence Center del network dedicato a Industria 4.0. Il PID diciamo che è la struttura di base ed è quella però che si propone di divulgare, diffondere la digitalizzazione. Tra le varie attività, oltre all'assistenza e alla consulenza alle imprese, oltre alle attività di assessment che servono per far comprendere il grado di maturità digitale delle imprese, quindi far loro acquisire la consapevolezza appunto della propria identità digitale e dei benefici che derivano dall'adeguamento in chiave digitale, sono previsti anche dei benefici economici per il supporto di spese di formazione, di consulenza e per l'acquisto di tecnologie collegate alla consulenza e formazione in chiave Industria 4.0. Digitalizzazione che deve riguardare anche e soprattutto le micro, piccole e medie imprese. In tal senso la Camera di Commercio Chieti Pescara cosa fa? Lo abbiamo chiesto al componente di giunta Gianni Taucci. Immediatamente un bando che dà l'opportunità alle piccole e medie imprese di poter utilizzare dei voucher con un fondo perduto al 70% per tutto quello che riguarda la formazione, la consulenza e l'acquisto di software o piattaforme. Questo perché è naturale che la digitalizzazione, soprattutto per le microimprese, è un tema importantissimo perché ci affacciamo al 4.0 e non possiamo prescindere di non essere così tanto allineati a quello che il mercato chiede, per cui la Camera a breve emanerà questo bando e tutte le aziende potranno parteciparvi facendo domanda, poi sarà una gradatoria, quindi faremo le dovute considerazioni e valutazioni. In questo momento ci sono 80.000 euro messi a disposizione per il bando, quindi insomma chiediamo anche e informiamo le imprese affinché possano parteciparvi e utilizzare quei denari. Qual è la risposta delle aziende? C'è voglia di voltare pagina? Sì, a secondo i settori c'è un po' di diffidenza e di paura, però questo è l'impegno che la Camera deve mettere, cioè quello di avvicinare le imprese a tutto quello che è il mondo digitale, perché oggi si parla con quella lingua. È naturale che dal commercio all'industria non può prescindere l'attività di un'impresa senza il digitale oggi. Importanza sottolineata anche da Daniele Giangiulli, direttore Confartigianato Chieti L'Aquila. E noi abbiamo creduto sin dall'inizio nel digitale, tant'è vero che il nostro Digital Innovation Hub è stato il primo ad essere accreditato e riconosciuto in Regione Abruzzo. Abbiamo fatto un investimento importante all'interno della nostra scuola Academy for Me e vogliamo puntare tutto affinché le imprese possono essere seguite, supportate, formate, orientate sul tema del digitale, un tema che è imprescindibile nel 2019 e al quale tutte le imprese devono rapportarsi, confrontarsi e soprattutto anche fare un salto
anche di qualità, perché ci sono ahimè ancora un'impresa su due in Abruzzo che non utilizzano strumenti digitali, addirittura che non hanno un sito internet. Oggi non è più pensabile non essere presente sul web, non essere presente sui social, e noi su tutto questo vogliamo scommetterci anche con tecnologie avanzate, perché saremo per strutturare anche un Fab Lab dove le imprese potranno cimentarsi e toccare con mano anche tecnologie avanzate. Lino Olivastri, responsabile Digital Innovation Hub di Confindustria, ma qual è il ruolo che ha la sua associazione? Il Digital Innovation Hub, che è di costituzione europea come denominazione ma anche come funzioni, ha il compito di traghettare le imprese verso la trasformazione digitale. C'è un'apertura da parte delle aziende, soprattutto delle piccolissime aziende, o riscontrate alcune difficoltà? Noi riscontriamo delle notevoli difficoltà, perché deve ancora passare il concetto di cultura digitale nelle imprese. È evidente che le imprese che vanno meglio, quelle che sono più avanti delle altre, sono già trasformate da questo punto di vista. Le più piccole sono in affanno, ma è in fase di sviluppo tutta una serie di politiche proprio per attuare questa trasformazione digitale. Quali le iniziative che intraprenderete? Innanzitutto noi ci stiamo occupando del monitoraggio della maturità digitale delle imprese, e lo facciamo ad un livello medio-alto, perché per la base ci pensa ovviamente la Camera di Commercio attraverso i PID, i punti di impresa digitale, che qui a Chieti ne abbiamo anche uno. Insomma, il futuro sta nel digitale anche per quanto riguarda il commercio. Sì, il futuro sarà nel digitale per tutto, infatti qui cominciamo a parlare già di uomo al centro, perché su questo ruota un po' tutto l'universo, tant'è che in alcuni ambiti si sta già parlando di futuro, cioè quindi di post-industria 4.0, e il 5.0 sarà l'uomo al centro. In conclusione, Gianni Marcantonio dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara puntualizza i rischi legati al mancato adeguamento tecnologico. Ci sono piani in giro per l'Europa come Impresa 4.0 utili per fare benchmark, ma ricordiamoci sempre che il 95% delle nostre imprese hanno un numero di dipendenti inferiori a 10, a loro rivolgiamo attività di sensibilizzazione per favorire un riallineamento nel breve tempo. Dal 22 al 29 marzo la settimana della cultura digitale organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara ha visto diversi incontri nelle proprie sedi, dove tra l'altro si è discusso del potere di Instagram, del fascicolo informatico di impresa, del cassetto digitale dell'imprenditore, di lavoro con l'estero, di tutela dei nomi a dominio. Ma come detto, oltre alle imprese sono stati coinvolti anche gli studenti di alcune scuole. All'Istituto Alessandrini di Montesilvano si è discusso delle professioni del futuro, al Liceo Missiconi Belisario di Pescara c'è stato un evento formativo per la diffusione della cultura digitale, al Gagliani d'Esterli di Chieti al centro del dibattito il lavoro e le professioni del futuro, al Marconi di Pescara la giornata Camera orienta sulle competenze digitali, appuntamento anche all'Università d'Annunzio per parlare di borsa della ricerca Tour.